proposta della giunta comunale di Villa Verde è quella di conferire la cittadinanza onoraria a fratello Vittorio Faccin, e la delibera verrà portata nel prossimo consiglio comunale di settembre. Villa Verde sarà teatro di ulteriori eventi a ricordo di questa beatificazione di padre Faccin. In particolare ricordo quella di domenica 13 ottobre, dove avremo il vescovo di Vicenza, Monsignor Brugnotto, che celebrerà la messa qui a Villa Verde. Non si spegne dunque l'eco di quanto accaduto in Congo il giorno dell'Assunta, dove la delegazione vicentina guidata dal vescovo Giuliano ha assistito alla beatificazione di quattro missionari uccisi da ribelli antigovernativi nel 1964. Luigi Carrara, Giovanni Didone, la frera Vittorio Faccin. Quattro padri saveriani, tra cui due vicentini, uno appunto fratel Vittorio Faccin di Villa Verla. Villa Verla da sempre è una terra di missionaria, molti sono i nomi di nostri concittadini che hanno dedicato le loro vite per gli altri, e penso in particolare a padre Rigaud e a padre Rabito, ma non solo. Tutt'oggi questo spirito di volontariato, di prendersi cura degli altri, permane anche con missionari laici, e penso a Marco Rigoldi che è presente in Congo con Casa Goma. Un occhio di riguardo però a Villa Verla vuole ora riservarlo al nuovo beato, a cui erano già stati tributati i riconoscimenti pubblici per il suo impegno esemplare, che lo ha portato all'estremo sacrificio per gli altri. Fratello Vittorio Faccin è una persona da sempre stimata qui a Villa Verla. A lui sono già intitolate una via del centro storico di Villa Verla, il centro missionario per l'appunto Fratello Faccin della parrocchia, che è ancora oggi operativo e che aiuta i missionari vicentini in tutto il mondo.